Sono diventato Babbo Natale. Dovevo essere io il protagonista, perché... Sono incredibile! Sta cacando. Ridacci Elizabeth! Supposte... affilate! Oh no, la pericolosa gang delle linee a zigzag. Non disturbatemi, Yodas. E se io invece lo facessi? Mi coglieresti impreparato. Hai usato salvarmi da quell'attacco, brutta merda? Grazie. Capitano, andiamo a casa, mi sono rotto. Ok, andiamo a casa. Eri qui? Ban! Sì, beccati questa, piangi Meliodas, ecco chi è il vero protagonista. E adesso come usciamo? Sono qui per portarti dagli altri. Sai come si esce da questo posto? No. Idiota! Sono venuto per te, capitano. Sta diventando troppo un discorso yaoi, direi di mandare la sigla. Ma che diavolo sei? Io sono Wild, un guerriero in cerca del suo fratellino. Un maiale? No. Mi chiamo Wild. È la prima volta che ho ospiti. Bevete. Te al culo. Sì, sa di culo. Escanor, aiutami. No. Ma come ti permetti? Io sono... un piccione con le ali più grosse. Un... piccione grasso? Escanor collabora con lei. Subito. Perché lei sì e io no? Perché è una gran topa e tu sei un piccione. Zeldris era la mia spalla destra seppur avverso da altri pensieri. Ma io avevo quel qualcosa che non andava. Poi ho incontrato Elizabeth e la mia prospettiva è cambiata. Nel senso che volevo vederle in seno, quindi mi ha fatto alzare lo sguardo per forza, visto che volava. Io l'arma non la butto via. Colpo karate. E poi gli umani non c'entrano niente con questa battaglia. Perché combatti? L'amicizia. Che cazzata. Ditino buchino. Guarda che io sono fortissimo. Meglio se stai zitto. Ma è illegale. Disse chi si può reincarnare. Ok, ora lo vado a prendere. Quindi non hanno debolezze? Basta crearne una. Merlin, sei proprio una cica mala. Chi è in realtà Esta Rossa? Era il nome di un cane. Allora lui... Esta Rossa non è mai esistito. Quello in realtà è Mile. Ta... ta... taaan... E potrebbe essere tutta colpa mia. Perché Esta Rossa si è scolorito? Hai presente l'omino bianco? Lui è Mile. L'omino bianco è Mile? Dovevo essere un maschio alfa. Per i miei capelli. Rispondimi. Perché lo hai fatto? Per pareggiare le cose. Avevo X sulla schedina. Il tuo corpo? Sono la bambola di Gother. Come faccio a vendicarmi su una bambola gonfia? Potresti smetterla di complicare la trama? Ciao, Mile. Perché sembrate ostili? In realtà tu sembri un oreo. Ho finito le forze. Mi dispiace, non ho resistito. Tranquillo. Adesso c'è un matto in culo super forte con problemi di personalità multipla pronto a ucciderci tutti per colpa tua. Può capitare. Addio, Tenzing! Ho rovinato la cheat. Qualcuno ha chiamato un re Chad? Perché sono qui per voi. Yeah! Bene! Che succede a Mile? È sicuramente lo stress. È al limite. Fra poco sparirà. Lui, non lo stress. Ho un Oki! Un Oki! Puoi essere salvato! Nessuno mi vuole. Non è un social, non c'è bisogno di dirlo. Adesso tocca a me tenere occupato il bestione. Perché io sono Wild! Adesso ci penso io. Ma così non riuscirai a tornare. Non c'è altra scelta. Episodi buttati! Smettila, se usi questo potere, la tua immortalità. Non me ne frega nulla di essere mortale. Perché sarò con te, Elaine. Sei più piatta di quanto ricordassi. Io sono il demone originale! E noi invece siamo fottuti. Sento un'aura potentissima avvicinarsi.
Ma cos'è il lancio del cestifellotto? E adesso io che faccio? Hendrickson, portami da Mile! Ehi, quell'altezza è fraintendibile! Non posso volare! Ti prego, portamici! È fraintendibile! Ora si mettono anche a fare i versi! A quanto pare vuole fermare il tempo! Ma ovviamente morirà prima di farcela! Se meglio da scattivo rinascesse sarebbe davvero la... E basta con questo pessimismo! Non toccherai Merlin! Scusa Merlin, ti ho investita! Il mio potere oscuro è scomparso! È il momento del Chad angelico. Bentornato, Esterossa. O dovrei dire Mile. Mile, sei tornato! Ciao, bro. Mile! Un minuto. Proteggete Merlin! Sei fregato, Zeldris. Porca di quella puttana, spaccati, spaccati, spaccati! Un padre non si comporterebbe mai così. Hai ragione, infatti esaudirò il suo desiderio e spezzerò la maledizione di Elizabeth. Ecco, ora si ragiona. Dopodiché ti ammazzerò ridendo come l'emoji con le lacrime. Sono bravo a entrare nelle persone. Sono 4 stagioni che lo fai. Anche lui vuole entrare dentro lei. Che schifo. Quel potere si chiama fatti i cazzi tuoi. La tua oscurità perfora la mia armatura. E i tuoi discorsi del cazzo perforano i miei timpani. Abbiamo vinto. Ai 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 ai. Mi sa che sono tornato. Ci mancherebbe altro, testa di cazzo. È il momento dell'arrivederci. È stato divertente. Combattere in compagnia. C'è un solo inconveniente. Che sono morto. La situazione è risolta. Elizabeth muore fra un giorno e non si può spezzare la maledizione. La situazione non è risolta. Ti abbiamo curato! E Margaret, sono qua. Ah, fantastica! Volevo dire sei fantastica! Cosa ci fa una bella ragazza in un posto simile? Pisciavo in piedi. Uno. Due. Uno. Due. Mamma Mild, fai sogni d'oro. Il mio carinissimo fratellino è qui. Sembrate due coglioni. Il mondo sta cercando di cacciare Meliodas da Catanzaro a Riccione, da Milano fino a Bangkok. Perché ti sei vestita come me? Perché mi fai pena al cazzo. Questo episodio non succede nulla. Zitto e pisci in piedi. Wow. Devo dire una cosa sul capitano. Lo so, sta per scomparire per sempre. O questo adesso o il Messico poi. Ed ora finalmente sono pronta a vivere questa nuova avventura. Ciao a tutti. Certo che sei una palla al piede. Hai detto qualcosa? Niente. Facciamogli il culo insieme. Come 3000 anni fa. Io e il peccato della cornutaggine combatteremo insieme. Quindi confermi che sono cornuta? No, ma intendevo... Perché sono nella pianura padana? Ci vuole fecondare! Dei piccoli Indura. Ehi tu porco, levati Zeldris di dosso. Altrimenti... Ti spacco il culo. Userò Elizabeth come scudo. Perché ridi? Perché io sono il peccato della cornutaggine. Pensi di sconfiggermi? Non sottovalutarla, d'altronde è cornuta. Ma hai perso il tuo potere. Non sono un codardo. A me non resta molto. Siete voi giovani, futuro di questo paese. Potere dei boomer! È arrivato il momento di lodare il sole. E tu da dove arrivi? Ciao, sono solo venuto a salutare. È la battaglia dei Chad. La battaglia dei Chad. Ma se puoi durare solo un minuto, basterà. La battaglia dei Chad. Ti evoco, ammazzali tutti. Ciao amici, sono un personaggio completamente inutile. Volete giocare a Minecraft? Va bene Meliodas, combattiamo insieme. D'altronde siamo BFF. Best fottuti figaccioni. Ehi pagliaccio, Poppy Poppy, con chi credi di avere a che fare? Meliodas non ci avrebbe mai tradito. Perché non glielo dici dopo? Non lo farò mai. Allora lo faccio io per te. Ehi no 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 no. Piacciono anche a te le tette, Ehi Ban. Dimmi. Come ci si sposa? Scorreggiando. Scorreggiando? Come hai fatto a non spazzare via tutto? L'ho racchiuso nel Po. Il Po. Il Po. Gother, sei strano. King, Diane, come concepirete un figlio? Elizabeth, prova a usare un collirio. Mile, sei un figo. Adesso che l'equilibrio si è rotto andrà tutto a puttane. Vivian, ma come fai a essere viva? E poi chi cazzo sei? Sono risorta. Oh no, che peccato.
Eccomi Gesù, eccomi Gesù! Chi ha vinto lo scudetto? Svegliati Arthur. Ma chi ha vinto lo scudetto? Mostrale, mostrati! Io sono il prodotto del caos, detto anche la donna del lago, divinità del caos. Quella che diede la spada a Carfen primo. Mai sentito nome più stupido e mai sentito questo nome. Merlin ve lo ha nascosto. Bastarda! Uno dei due doveva essere sconfitto. L'hai fatto davvero? Sì, vi ho usati. Brutta puttana! Il caos è... un maiale gigante! La mamma è il caos, ma figurati! mamma? Ho un maiale dentro! E da dove è entrato? Sicuramente dal culo! Smettetela di litigare! Era una tetta, eh? I sette peccati capitali non esistono più. Come i Daft Punk. Non ricordargli i Daft Punk! Perché Merlin non ne ha mai parlato? Perché ce lo ha detto solo ora? La risposta è solo una. È una stronza! Sono venuto a sculacciarti! Lo sai che mi piacerebbe, vero? Lo so, ma siamo tutti stronzi qui, quindi facciamo stronzate insieme! Quella renna, quel maiale parla! Tua madre lo fa da sempre! Ma c'è il principe qui per voi! Ti conviene abbassare quel braccio, sai, credo sia bannabile! Comunque puoi diventare tutto ciò che vuoi, hai tempo per scegliere! Ma io ho già scelto! Diventerò uno dei sette peccati capitali! Vuoi diventare uno stronzo?